Pistoia ospiterà la prima giornata italiana dedicata alle malattie polmonari rare. Accadrà alla Biblioteca San Giorgio, dove sabato 22 settembre esperti di livello europeo e nazionale si ritroveranno insieme a persone malate. L'iniziativa è della Federazione Italiana IPF, delle Onlus FIMARP e Un Soffio di Speranza, al sogno di Emanuela, presentata alla sede di Allianz Pistoia Sicura, storico sostenitore di queste iniziative. Secondo recenti dati, nel nostro paese le malattie rare e sconosciute ai polmoni colpiscono dalle 15.000 alle 18.000 persone. Malattie poco conosciute, quasi completamente sconosciute ai più, che però hanno effetti devastanti e riducono i pazienti in una situazione di solitudine, spesso oltre ai problemi legati alla malattia. Sono malattie che tolgono letteralmente il respiro, i polmoni si atrofizzano e il paziente non riesce più a respirare, quindi sono malattie che peraltro non hanno nessun tipo di cura, nessun tipo di supporto. Ci sono solo alcuni farmaci in grado di rallentare l'evolversi della patologia, ma ad oggi l'unica cura possibile rimane il trapianto di polmoni. La Due Giorni proporrà poi, nella sera del 22, una cena sulla sala realizzata in collaborazione con i ristoratori del comparto per sensibilizzare su queste malattie e quindi, domenica mattina, al campo del Legno Rosso, un triangolare di calcio. In campo le nazionali italiane e spagnole di trapiantati ed una formazione all-star. Partita che sarà primo memoriale in ricordo della pistoiese Emanuela Gresti, scomparsa nel 2012 per una fibrosi idiopatica polmonare. Lo sport è sempre stato uno strumento che sensibilizza e riesce a accomunare e a unire le persone. Ci sarà questa partita la domenica mattina presso Legno Rosso, dove si confronteranno la nazionale trapiantata italiana contro quella spagnola, e poi ci sarà un dream team una squadra che sarà allestita, dove tra l'altro giocherò anch'io, giocherò Andre e Fabrizio. Insomma, daremo un po' la nostra partecipazione a questo evento proprio per cercare di sensibilizzare il più possibile questa situazione. Alla vigilia, questa sera, questa cena in Piazza della Sala, avete coinvolto i ristoratori del comparto? Dobbiamo dire che i ristoratori della sala, veramente dobbiamo fare un chapeau e tanto di cappello, perché sono stati veramente eccezionali. Hanno messo a disposizione ognuno dei posti gratuiti, con delle scene che loro offriranno a questi ragazzi che partecipano, tra cui anche gli atleti che poi parteciperanno la domenica mattina alla partita.